circolo sardo Automoto d'epoca SCQ ha ridato vita alla caccia al tesoro. Con sagacia organizzativa, un pizzico di nostalgia, dopo quasi 50 anni, quella caccia al tesoro curata dalla Cicagliari, con le stesse prove, la stessa dinamica, quasi gli stessi percorsi, è rinata e ha rivissuto la sua esistenza sfidando tempo e storia grazie all'impegno del circolo SCQ. Sentiamo alcuni partecipanti. È stata simpatica. Tra l'altro abbiamo conosciuto un pochino anche il paese di Assemmine, che io ben conosco, però ovviamente andando anche in una chiesa, una delle più vecchie che c'è in tutta la Sardegna, tra l'altro bisogna riconoscerla, che risale all'anno 1000 poco più, quindi è stata simpatica come ricerca il tesoro. Poi cosa si potrebbe dire? La famosa coroncina che ci hanno fatto mettere in testa era un po' particolare, però faceva parte del gioco e quindi ce la siamo messa. Forse stava meglio più a una donna che a un uomo, ma però tutto sommato ci siamo divertiti. Questa è la cosa più importante, credo che poi il fatto di vincere non ci speriamo molto, su quello no, però non ha importanza. L'importante è partecipare, quindi partecipiamo e ci divertiamo. La prova teorica, la più difficile, ma ho dato in mano alla mia moglie. Io sono allergico alla storia, a meno che non parliamo di macchine. 850, Sport Coupé del 69. Bene, mi sono divertita tantissimo. La coroncina, sicuramente, perché ci siamo fermati a tagliare dei rami così in una via e poi l'abbiamo puntata su un nastro di carta per pulire i vetri che avevamo in macchina. Divertente, sì. Un'esperienza da ripetere. Sì, certo, assolutamente. È andata abbastanza bene, abbiamo avuto qualche difficoltà nel reperire le materie prime, perché abbiamo dovuto smontare un bullone della macchina, per cui eravamo in forze se riuscivamo a farla ripartire o meno. Comunque è andata tutto bene, avevamo un po' paura che ci potesse multare la guardia forestale per le foglie che abbiamo usato per la
per la corona di fiori e niente, è andato tutto bene, adesso siamo arrivati, vediamo un po' per il pranzo e speriamo bene per la premiazione. Ricordiamo la vostra vettura. La vettura è una Porsche 924 del 1979, un 2000 di cilindrata, l'alimentazione con un'iniezione meccanica, cambio a 5 marce, e freni a disco anteriori e tamburi al posteriore. L'equipaggio da chi era composto? L'equipaggio era composto da Alberto Ledda, che è iscritto al Circolo Sardo Automoto d'epoca dal 1993, e dal copilota suo figlio Fabio di 14 anni. Al termine delle prove, la giuria ha premiato Gianni Marongiu sul Relay del 1955. La parola ora al presidente del Circolo Sardo Automoto d'epoca SCQ, Nello Alfano. Beh, non solo simpatica, anche la definirei goliardica, vivace, spontanea, piena di verve, nella quale gli equipaggi impegnati, che sono sicuramente più numerosi di quello che avevo pensato, devono o daranno il meglio di loro, rispolverando quella parentesi, quel pizzico di giovinezza che tutti noi abbiamo, anche se grandetti, nel nostro animo, e attraverso il superamento delle prove che ho proposto nella caccia al tesoro, dimostrare di avere, 20 anni, 30 anni, rifacendosi così, e la simbologia è questa, ad una caccia al tesoro che fu quella volta organizzata dall'Automobile Club di Cagliari, e mi riferisco al 1968. Bene, quasi 50 anni fa, dopo 50 anni ecco che Nello Alfano ha rispolverato quella simpaticissima caccia al tesoro, non probabilmente con tutte le prove da superare di quella edizione, perché alcune sono probabilmente improponibili, però con la maggior parte delle prove trasportate dopo 50 anni al 2016, ai tempi che viviamo. Com'è bello poter ritornare indietro negli anni, almeno anche per me, che quella manifestazione feci 50 anni fa, ero giovanissimo, avevo 22 anni, e comunque riproporla adesso con le auto storiche, con l'augurio, l'auspicio, la speranza che appunto in ognuno di noi si riesca a riscoprire quell'angolo di giovinezza di cui prima accennavo. Caccia al tesoro, non se ne vedono più di queste cose, ormai tutti presi da una epidemia moderna di essere isolazionisti, di essere individuali. Ecco, no, con una caccia al tesoro come questa abbiamo rimesso insieme un gruppo di amici, di persone, di partecipanti che per una mattinata riscoprono il piacere di fare delle cose goliardiche, quelle di una volta, e alla fine essere appagati anche, credo, me lo auguro, ma ne sono convinto, essere appagati nella voglia di sentirsi uniti, attivi, aggreganti. Io credo che queste siano manifestazioni importanti, senza cronometro ovviamente, senza lotte acerrime per arrivare primi, secondi o terzi, ma solamente per il piacere di trascorrere una mattinata insieme. Anche oggi sono, come ho detto, impegnato con queste bambine metalliche, come le chiamo io, queste auto di una volta, e con le quali tutti noi appassionati di motorismo storico ritorniamo indietro negli anni, e quasi salendo su di esse si salga, non so se l'ho già detto altre volte, su una ipotetica macchina del tempo, e imbraccando con le mani quel volante di una volta, con quel profumo degli abitacoli delle auto di una volta, quasi quasi sfidare il tempo e
impegnati nella guida, pensare di ripercorrere i tempi che furono, le strade che furono, almeno per un giorno, come oggi, e con l'auspicio, come ho detto prima, di fare contenti i partecipanti. Io mi muovo così, con la speranza appunto che il mio impegno sia riconosciuto dai soci del Circolo Sardo Automoto d'Epoca, dal mio club, che è stato sempre il mio club dall'inizio, e parlo del 1981, e che ho portato avanti in questi anni con lo spirito che mi anima e che sento nel cuore, quello di prediligere gli appassionati della nostra isola, della Sardegna. Non vado fuori d'Italia a cercare equipaggi, non vado a darmi idee di grandiosità e di presunzione andando nelle fiere importanti, che sono importanti, per rintracciare questo equipaggio, quella macchina, per portare poi in Sardegna. No, io sono per fare e dare il merito giusto agli appassionati della nostra regione, della Sardegna. E facendo questo cerco sempre disperatamente di far sì che ci si migliori, che si vada avanti con quello spirito di convinzione, che è quello che soltanto stando insieme possiamo ottenere le gratificazioni che vogliamo, e non da soli non arriviamo a niente, non arriviamo da nessuna parte, ci arriviamo con l'impegno costante di tutti noi appassionati nell'essere raggruppati, non dico nello stesso sodalizio, ma nella stessa voglia di passione. Tutto Motori termina qui. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in edicola troverete Tutto Motori News, la rivista dedicata al mondo dei motori in Sardegna. Per contattare la nostra redazione potete chiamare il numero 347-9231593 oppure inviare un'email a tuttomotoritv@gmail.com. Grazie per essere stati con noi.